Chiusura di 2015 qui all'Anco Marzio con il test amichevole contro il La Rustica di mister Bonanni. L'Ostia Mare chiude con il 3-1, ma il pensiero naturalmente è rivolto a tutto il popolo biancoviola per fare un grande augurio di buona fine 2015 e naturalmente di un altrettanto grande inizio di 2016 insieme con il capitano Adriano D'Astolfo. Buonasera, capitano. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Adriano, allora abbiamo chiuso quest'anno con questo test amichevole contro la Rustica, è andata bene anche a livello di ritmo, insomma un'Ostia Mare che chiude a 28 punti il girone di andata della Serie D, come nella passata stagione, ma con un buon ruolino. Sì, no, stiamo seguendo il nostro, comunque, il nostro programma iniziale, stiamo cercando di migliorarci perché, come sappiamo tutti, quest'anno abbiamo cambiato tanto, abbiamo chiuso un ciclo, questo famoso ciclo, con delle partenze importanti, dei compagni, ma soprattutto degli amici. E quindi abbiamo rinnovato di nuovo la squadra, soprattutto con molti giovani, innesti importanti e giovani. E stiamo dando tempo a questi ragazzi di migliorare e secondo me lo stanno facendo e lo stiamo facendo anche come squadra. Ricordo i primi tempi dove comunque tante cose magari non venivano, mentre oggi i concetti del mister li abbiamo appresi e questi giorni appunto stanno migliorando. Quindi un 2015 e soprattutto una seconda parte, perché questo inizio stagione è buono e secondo me abbiamo tutte le prospettive e le basi per continuare in questo anno nuovo a migliorare e perché no, da magari poterci anche togliere delle soddisfazioni a livello di squadra. Anche oggi, qui nell'ambito di questa sfida amichevole contro la Rustica, abbiamo visto i primi momenti con la Serie D di Alessio Treccari, che è un altro ragazzo di talento che è qui del settore giovanile, della Juniores Nazionale Mister Franci, quindi un Ostia Mare che rafforza questo modello della gioventù, appunto importantissima a livello di Serie D. Sì, diciamo che questi ragazzi hanno un'opportunità, credo, molto importante perché standoci di queste regole, quindi un giovane anche del 97, del 98 che deve giocare si può ritrovare comunque in un palcoscenico importante, quindi può iniziare magari una carriera. Sta soltanto a loro perché il mister l'ha dimostrato e chi merita lui dà la possibilità. Hanno giocato comunque anche diversi 98 con noi che non sono obbligatori. Ciò significa che se un ragazzo merita ha la possibilità di emergere anche lui in Serie D. Ostia Mare che, come ti ho detto, chiude a 28 punti, ma con un record importantissimo che abbiamo sottolineato questa mattina, quello della difesa casalinga migliore di tutta la Serie D con solo 2 reti subite. Sì, questa è sicuramente una statistica importante perché ci ha permesso di fare tanti punti in casa e questo è stato il nostro cammino. E un augurio che mi faccio personale, ma da squadra, e quindi lo auguro all'Ostia Mare, è quello di migliorarci in trasferta. E non significa che abbiamo magari perso delle partite senza mai giocarle, questo no, però dobbiamo migliorare quel qualcosa che ci può permettere di portare via ancora più punti, perché ad oggi potevano regalarci anche soddisfazione a livello di classifica, qualche punto in più in trasferta, anche meritato, perché non è che abbiamo perso in maniera così in maniera insomma Eccessiva. eccessiva, sì, abbiamo perso per delle distrazioni, magari in una partita c'è stato un blackout anche di 10 minuti, e in queste categorie purtroppo non lo puoi Si pagano. concedere, si paga. Dicevamo appunto adesso 2 giorni di riposo e poi il 2 gennaio si riprenderà per preparare la prima gara del 2016 che sarà impegnativa, Arrocchi contro la Viterbese. Sì, abbiamo adesso chiuso con la migliore di oggi questi 3 giorni impegnativi perché abbiamo fatto dei lavori importanti e dei carichi importanti. Adesso ci riposiamo, come è giusto anche che sia, cerchiamo di passare questi giorni di festa, insomma, con le famiglie, per poi non dimenticare che comunque il 6 che è vicino e abbiamo una sfida a
al momento, insomma, molto molto dura, perché la Viterbese è risalita e sta lì su in classifica, quindi andare a giocare a Viterbo sarà una gara molto impegnativa. Un grande augurio a te, alla tua famiglia, naturalmente a tutti i ragazzi dell'Ostia Mare per una buona fine 2015 e naturalmente per un bellissimo inizio di 2016. Grazie, e faccio anche io un augurio a tutti, insomma, i tifosi bianco-viola e a tutto, proprio a tutta la gente che vive questo ambiente, e spero che il 2016 sia ancora più importante a livello magari sportivo e di crescita a tutti quanti. Tanti auguri e forza Ostia Mare. Grazie e forza Ostia Mare. Ciao a tutti.